Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Quando guardiamo il suo volto è impossibile non ricordarselo, in quanto è stato uno dei conduttori più famosi, celebri e amati della nostra televisione. Gli anni 90 sono stati caratterizzati dalla coppia Marco Columbro e Lorella Cuccarini, vere e proprie icone del piccolo schermo che hanno fatto la storia della TV italiana e sono entrate nelle case di tutti gli italiani. Ma perché ad un certo punto di Marco Columbro non si sa più niente? Perché esce di scena così all'improvviso? Vediamo cosa è successo e capiamo insieme come mai una persona così celebre è uscito dai radar. La televisione è come se si fosse dimenticata di lui e nessuno lo chiama sul piccolo schermo. Nel 2001, mentre Marco Columbro era all'apice di una carriera fatta di tantissimi successi, questa parabola felice si è spezzata. Era infatti il 2001 quando venne colpito da un aneurisma cerebrale che lo ridusse in coma per quasi un mese, esattamente per 25 giorni. Il conduttore sviene all'improvviso, in un albergo, e dopo il lungo periodo nel limbo del coma, ha dovuto affrontare la lunga riabilitazione in sedia a rotelle, fino poi a recuperare quanto perso in quel tragico periodo. Uscire dal coma è stata per lui una rinascita, ed è stato necessario riapprendere le cose che sembravano acquisite, anche le più banali. Tutto questo però ha avuto un impatto molto forte e devastante sul lavoro di Marco Columbro, nonostante lui si fosse poi ripreso. Dopo la malattia per la TV sono morto, ha affermato Marco in un'intervista. Questo è il retroscena drammatico che ha vissuto Marco Columbro dopo l'ictus che lo ha colpito. L'esempio di come tutto possa finire all'improvviso e senza alcun preavviso. Ora Marco Columbro ha 71 anni e ha cambiato completamente vita. Si dedica al teatro, alla sua azienda di biologico e al suo resort in Toscana. Speriamo di rivederlo presto in TV. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.